cosa sta succedendo? Ti do il diario, firma e basta. Quindi mi devi dare il diario, devo firmartelo. Non transigo una nota in classe in seconda elementare. E non muoverti finché non te lo dico io! Uffa, pure in punizione. E la maestra mi ha messo una nota. Pensa di essere il bullo, secondo me, perché non ha ancora capito che in questa casa comando io, comando! Aria. Chiara? Chiara? Che c'è? Chiara, ma che succede? Che è passo, Chiara? Successo? Mi ha spinto Diego. Addirittura siamo arrivati alle spinte. Diego è sparito, dove è finito? Cercatemi insieme. Diego, vuoi giocare con me dopo? No, basta, me l'hai già detto, non voglio. Giochiamo a nascondino? No, basta. Ma però Diego, che cos'hai da oggi che sei arrabbiato? Cos'è successo a scuola? Niente, basta. Diego, mi devi dire qualcosa? No, niente. Sicuro? Se ti dico basta, è basta. Ah, non so proprio che cos'ha oggi, Diego. È strano. Cosa abbiamo oggi? Dai, su, entrate! Diego? Ma Chiara, che succede, Diego? Ma neanche salutare? Ma scusate, ma l'educazione non è più di casa? Vi sembra normale? Diego? Diego, si può sapere che hai? Ma... No, aspetta un attimo, Diego, c'è... No, vabbè, io così non l'ho mai visto così arrabbiato. Aspetta, mamma, c'è qualcosa che non quadra. Mi sa che è successo qualcosa a scuola. Come è successo qualcosa a scuola? Sì, vai da Diego. Sì, vado da Diego. Diego! Diego, hai finito di lanciare i cuscini? Mi spieghi cosa sta succedendo? Si può sapere che cosa è successo oggi a scuola che tu sia così tanto arrabbiato e nervoso? Si può sapere che succede? Ti do il diario, firma e basta. Quindi mi devi dare il diario, devo firmartelo. Ma cosa c'è sul diario? Basta, ora te lo prendo. Silenzio. Addirittura silenzio? Mamma, no, che cosa è successo? Non lo so, mi ha detto che mi deve far firmare il diario. Però non mi dice che cosa c'è nel diario. È andata a prenderlo e mi ha pure detto zitta. Cioè, tu ti rendi conto che un bambino dice zitta alla mamma? Non è bello, sai perché? No. Perché ti dovrà far firmare? Vabbè, vediamo. Ok, vabbè, intanto tu vai di là che me la vedo io con Diego. Ok, ecco qua, posso leggere? No. Ah, no, non leggo? E come faccio a firmare? Firma e basta. Ah, firmo e basta? Mi devo fidare di te? Chiara, portami una penna. Sì. Ma ascoltami, forse se è successo qualcosa in classe tua, non è meglio se ne parliamo? Basta. Ma basta cosa, amore? Basta. No, non leggo? No. Ok, allora firmo e non leggo. Allora Diego, a me questa cosa non va bene, ok? Io firmando ho letto che è una nota e non mi sembra il caso di aver preso una nota, anche se io non so il motivo. Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma le note a scuola assolutamente no. Non transigo una nota in classe in seconda elementare. Quindi non mi interessa, vai direttamente in camera tua e non muoverti finché non te lo dico io. Niente, per favore, ho bisogno di parlare con tuo padre. Tieni la penna, grazie. Oggi in questa casa sono tutti pazzi. Ok, innanzitutto mamma Giulia deve bere. Bene, perché sono agitata. È arrivato Diego. Mi sembra di vedere, avete presente quei classici bulli che trovi nella tua classe? Ecco, io detesto che Diego e Chiara siano bulli. Quindi ancora di più Diego. Diego assolutissimamente non me lo sarei mai immaginato. Quindi mamma Giulia, rilassati e poi chiamiamo insieme papà Antonio. Ok, ok, adesso chiamiamo insieme papà Antonio e gli spieghiamo che cosa sta succedendo. Ok, vediamo un po'. Sì, me lo vado in camera mia. Uffa, pure in punizione. Solo perché ho detto che erano dei nani e la maestra mi ha messo una nota. Dai, su, papà Antonio, rispondi. Pronto, giù, dimmi. Ciao amore, scusami, dove stai? Ciao, sono in strada, sto arrivando. Ah, ok, quanto tempo ci metti? Paolo, il tottome mi dà 10 minuti. Ok, riesci anche a essere qua tra 5 minuti invece che 10? Vabbè, giù, c'è traffico, lo sai che è un casino qua. Ok, no, un casino, e qua a casa tu non puoi capire, Diego ha preso una nota e praticamente si sta comportando male. Come ha preso una nota? Sì, ha preso una nota. Lui pensa di essere il bullo, secondo me, perché non ha ancora capito che in questa casa
credo. Adesso l'ho mandato in camera. No, non mi interessa. Non mi interessa. L'ho mandato in camera sua perché io non tollero questo comportamento in casa mia. Calmati, calmati, respira, brava, beviti un pochettino d'acqua che già ti vedo. Diego, vuoi giocare con me? No, dai, tanto tutti la possono prendere una nota. No, vattene via. Ma perché? Vattene via. Ah, mi hai fatto male. Ora glielo vado a dire alla mamma. Vai, basta. Ci manca chiaro che mi disturba. Dai, comunque sto arrivando, ok? Va bene. Aspettami lì e gli parliamo insieme. Ok, gli parliamo insieme. E questa volta è... te lo dico io, che cavolo. Respira. Sì, va bene, ti aspetto. Ciao. Ciao. Vediamo che succede a casa. Giulia! Anto, sono qui! Sono arrivato, Vieni su che ho bisogno di parlarti immediatamente. Arrivo. Oh, giù, che succede? Cos'è tutto sto casino? Ecco, tutto sto casino l'ha fatto tuo figlio oggi appena rientrato da scuola. Ma che gli hai preso, scusa? Non lo so, io ti dico solo che... Cioè, la prima volta che fa. Sì, la prima volta è arrivato a casa nervosissimo, sta trattando male tutti e in più ha preso una nota. Ma non mi fa neanche leggere la nota. Quindi... Mamma! Quindi ho bisogno che tu ovviamente sei il papà, magari con te si confida perché tra maschi e maschi vi capite meglio. Certo, adesso io andrò a parlare, che devo fare? Per forza. Per forza. Aia. Chiara? Chiara? Che c'è? Macchiette e macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Ma che succede? Che è successo? Mi ha spinto Diego. Addirittura siamo arrivati alle spinte. No, Antonio, oggi veramente a parlare. Sì, vai subito a parlargli. Cioè, io veramente non lo riconosco più oggi. Diego, dove sei? Ho bisogno di parlarti. Diego, amore mio, ma che ti hai preso? Basta. Perché fai così l'arrabbiato? Basta. Ma poi con tua sorella che gli alzi le mani. Non si alzano le mani, lo sai, a nessuno. Basta. Specialmente vai. A tua sorella. Vai via. Mi dici che cosa hai combinato a scuola? No, non ho combinato niente, la maestra è stata cattiva. Perché è stata cattiva? Cioè, ci sarà un motivo per farti una nota? Perché ha detto che i miei compagni erano nani. Perché Diego dici una cosa del genere? Lo sai che non si offende nessuno. Cosa ti ha insegnato papà? Basta. Che non si offende nessuno. Ok, ma così almeno termini la ricerca per scienze? Sì. Ok, dai. Così almeno ti porti avanti. Dato che guarda che tra qualche giorno finiscono le vacanze di Natale e si ritorna a scuola. Dovrai saper bene sia scienze che geografia che storia. No, ma non si sposta più di così scienze? Aspetta, perché se tu... Okay. Perfetto, va bene? E tu devi rispettare gli altri come gli altri ti rispettano a te, ok? Tu non devi essere il bullo della classe. Tu devi fare il ragazzo composto. Il bullo non si fa, assolutamente. Vai via, vai. Io vado, però appena è pronto ti chiamo così ne finiamo il discorso a tavola. Insieme alla mamma e Chiara, ok? Ok. Mi raccomando, un bacino a papà. E non fare il bullo, che mi arrabbio. Va bene? Sì. Vai là. Okay. Ah, finalmente. Io ho parlato, ma... è un po' strano, comunque arrabbiato e non sa dire nulla. Almeno... Io gli ho detto che adesso, quando è pronto da mangiare, ci sediamo a tavola e ne parliamo. Ma almeno sei riuscito a capire per quale motivo la maestra gli ha dato la nota? Sì, e quindi... praticamente sì. Dice che ha offeso i suoi compagni di scuola. L'ha chiamati nani e quindi la maestra... Ma lo sa che non si danno gli ha dato una nota. Alle persone? E infatti io l'ho detto, che non si offende nessuno. Non si offende nessuno, ancor di più nel periodo in cui siamo, che i bulli infatti, non devono esistere. No, assolutamente no. Vabbè, però io stavo pensando una cosa. Per fargli capire che ovviamente se tu ti comporti bene con le persone si comporteranno bene con te. Assolutamente. Quindi, sì. Qual è il piatto preferito di Diego? Pizza. Pizza. Quindi io direi una cosa, per fargli capire che si sta comportando male, se vuole che noi ci comportiamo bene con lui e ordiniamo anche la pizza per lui, vabbè, ci penso io, ok? Come vado, sempre, mamma Giulia. Vado a preparare il riso per lui e le pizze per noi, poi vi spiego. Ok. Vabbè, io continuo la ricerca. Io sto qua con Chiara. Stai cercando Chiara? È una cosa. Ok, allora 0654
Ciao Ciro! Sì, sono mamma Giulia. Allora, ho bisogno di 4 pizze. Allora, quella per Chiara al prosciutto e formaggio, papà Antonio la diavola, poi per me quella alle verdure e per Diego wurstel e patate. Ok, no, scusami, sto parlando a bassa voce, ma Diego non mi deve sentire che sto prendendo la pizza anche per lui. Ok, benissimo. Sì, mezz'oretta da noi? Perfetto. Grazie mille Ciro. Buon lavoro e mi raccomando, la pizza deve essere buona come sempre, eh? Mi raccomando. Ciao Ciro, a tra poco. Ciao. Ebbene sì, che ora il mio piano abbia inizio. Farò credere a Diego che per lui ho preparato il riso, invece per noi ci sono le pizze. Così lui capirà che se vuole un gesto d'amore per noi, lui deve comportarsi bene con noi, perché amore chiama amore e non odio chiama amore, ma bensì odio chiama odio. Quindi no, cerchiamo di scacciare l'odio e comportiamoci bene con gli altri. Quindi ora faccio il riso per Diego. Ok, riso sia per Diego e vediamo, perché se non lo capisce con le buone sarò costretta a dargli una bella punizione. E come ben sapete Diego ha ricevuto la macchinina da Babbo Natale, quindi se non lo capirà con le buone sarò costretta a ritirargli la macchinina per intere settimane. Io so che Diego sarà bravo e si comporterà bene, anzi capirà di aver sbagliato, quindi ci tocca solo più dire che stanno per arrivare le pizze. Diego, tra un po' si mangia? Sì, arrivo. Tra un po' si mangia, vieni su. Ok. Stanno arrivando le pizze? Pizze? Sì, pizze! Sì, pizze! Eccomi! Mamma, che gusto mi è presa la pizza? Ah, Diego, no amore, tu oggi niente pizza. Tu riso in bianco oggi, mangiamo tutte le pizze e tu riso in bianco. Ma perché? Perché così tu imparerai a comportarti bene. Perché ti ho sempre detto che non bisogna mai fare i monelli con le altre persone, comportarsi male e tantomeno fare il bullo. Perché amore chiama amore, odio chiama odio. Quindi tu non rimarrai a digiuno, perché è giusto che tu mangi, ma bensì non mangerai la tua cosa preferita. Mi dispiace. Arrivate le pizze, vado io. Tutti mangiano le pizze tranne io. Forse il riso me lo merito. Diego, e pronta anche per te la pappa? E come mai quella faccia così appesa ora? Perché io volevo la pizza. Ok, e se io ti dicessi che tu non dovrai trattare mai più male nessuno, sia quelli che ti vogliono bene e anche quelli che non ti vogliono tanto bene? Cosa? Ti sei pentito di aver preso la nota e di aver detto quelle cose, quei nomignoli brutti ai tuoi compagni? Mamma, ti prometto che non lo farò. Oh, bravissimo. Quindi tu ti comporterai bene sempre con tutti i miei compagni. Bravissimo. Anche con tua sorella, con tuo papà, con tua mamma, con tutte le persone che ti circondano. Perché amore chiama amore e non odio, giusto? Ti volevo dire una cosa. Qual è la tua pizza preferita? La pizza e patate. Quindi vai un po' di là perché ti aspetta anche a te la pizza wurstel e patate. Sì. Mi raccomando, se anche voi, intorno a voi, qualcuno vi tratta male oppure state trattando male qualcuno, non si fa. E nell'eventualità che qualcuno ti stesse trattando male, parla con la persona più vicina che hai, con l'insegnante, con la mamma, col papà oppure anche con la sorella, perché noi siamo contro all'odio e il bullismo. Quindi mi raccomando, se qualcuno di voi vi sta trattando male, condividigli questo video, così magari capirà che non ti deve più trattare male e soprattutto fate tanto l'amore. Ciao! Iniziamo la ricerca con voi, con voi. Iniziamo a cercare Diego e Corro, che ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super.